Grazie per l'ascolto, sia a chi è qui, sia a chi ci guarda da casa o dall'ufficio, insomma, dal web. Volevo cogliere questa opportunità di questo momento sull'employer branding per provare a ragionare su quello che vedete alle mie spalle, sul valore che ha il riconoscersi all'interno di questo mondo che è quello dell'employer branding, attraverso questo rapporto che c'è tra l'azienda e il candidato, no? E quindi qual è il ruolo che hanno i valori e l'empatia in questo percorso? Lo faccio io che ho un ruolo in azienda che è completamente slegato in realtà da questo mondo, perché nell'organigramma io mi presento come Sales and Marketing Manager. Quindi perché lo faccio io che ho un altro ruolo, seppur in una società che si occupa di risorse umane e che quindi dialoga con questo tipo di tematiche costantemente, quotidianamente? Perché lo faccio io a un pubblico che è per la maggior parte nel mondo delle risorse umane? Perché fondamentalmente quello di cui ci siamo un po' resi conto, di quello di cui personalmente mi sono reso conto nel tempo, è di come i processi di marketing e vendite e i processi di costruzione della relazione con il candidato si somiglino sempre di più, soprattutto in questo momento storico dove è quasi più facile trovare un cliente nuovo che non un candidato. E cosa c'è alla base? Secondo me c'è una parola fondamentale che noi nel mondo del marketing utilizziamo e che le risorse umane utilizzano quotidianamente. E la parola è questa, è l'ascolto, è la capacità di ascoltare chi abbiamo di fronte. È la capacità di comprenderne il punto di vista. L'ascolto è un elemento importante, è un processo attivo. Non vuol dire sentire, vuol dire comprendere, vuol dire fare proprie, vuol dire guardare le cose da un altro punto di vista. Ecco, se io vado poi a, come dire, a declinare il processo che fa parte della mia quotidianità professionale, io faccio questo. Io parto dall'ascolto, sviluppo soluzioni, trovo un modo perché queste soluzioni possano essere ascoltate da qualcun altro, possa proporle a qualcun altro e quindi possa acquisire un cliente nuovo. Questo processo, vedremo come, cerca di tramutarsi anche in questa fase di candidate attraction, che appunto sposta l'attenzione da quello che è il cliente a quello che è il candidato. Quindi quello che è il processo del marketing e delle vendite vale anche per il mondo HR. E questo è un ascolto che deve nascere da delle domande. Domande importanti, domande profonde, domande che non sono semplicemente legate alle aspettative della persona all'interno del proprio percorso professionale, della propria esperienza, di quello che è il percorso che ognuno di noi ha fatto, fa e vorrebbe fare. Ma è un ascolto molto più personale, oggi come oggi. È un ascolto che parte da domande importanti, in base a cosa scegli il tuo futuro lavoro, che cosa stai cercando, ma ancora di più di cosa hai bisogno, ma anche di cosa hai paura, perché soprattutto in una fase di ricerca di un nuovo lavoro, di opportunità di acquisire un nuovo lavoro, è chiaro che il candidato ha delle paure, non sa che cosa aspettarsi, non sa che
che sa esattamente che cosa sta lasciando, non sa che cosa andrà a trovare, come saranno i colleghi, come sarà l'organizzazione, come quali obiettivi avrò, come sarò valutato. Quindi tutto il mondo, non solo in positivo delle aspettative, ma anche quello più personale, delle paure, delle difficoltà, è un mondo da esplorare. Ma ancora più giù, ancora più in profondità, quali sono i tuoi bisogni? E bisogni è una parola estremamente personale. Non parliamo di bisogni esclusivamente professionali, parliamo di bisogni umani, personali. Perché l'azienda dove noi ci troviamo a passare 8, 9, 10, spesso più ore della nostra giornata, non può più essere un posto avulso dalla nostra quotidianità, dalla nostra personalità, ma deve essere un posto dove noi ci ritroviamo, ci riconosciamo, come dicevamo nel titolo iniziale. E ancora più giù, mi fermo qua poi su una profondità, come posso farti riconoscere nei miei valori? I valori sono l'elemento fondamentale. Lo abbiamo detto già probabilmente questa mattina, la capacità di creare un dialogo non più tra persone ma tra valori è l'elemento che effettivamente può fare la differenza. La capacità di trovare un dialogo sui valori risponde al bisogno di trascendenza. Che cos'è il bisogno di trascendenza? In psicologia è quell'elemento che fa sì che ognuno di noi possa sentirsi parte di qualcosa di più grande. È quell'elemento per cui io non sono più funzionale a un'organizzazione, ma io sono parte e mi riconosco e voglio che gli altri mi riconoscano in questa cosa. È come quando noi andiamo a comprare qualcosa con un logo evidente e ci teniamo che che veniamo riconosciuti come parte di quel brand, come acquirenti di quel brand, no? Perché c'è un bisogno di riconoscibilità in quei valori del brand. È la stessa cosa. Ho bisogno di sentirmi parte di un'organizzazione, ma non solo di un'organizzazione, ho bisogno che quell'organizzazione di cui io mi sento parte sia parte di qualcosa di più grande, a livello di società. Ci sono alcuni dati che sono importanti, e come persona di marketing i dati sono il punto di partenza di ogni mia decisione. Il 75% dei lavoratori dichiarano di voler lavorare per un'organizzazione che dia un contributo positivo alla società. È un numero alto, altissimo. È un numero che ci dice quanto il valore di un'organizzazione all'interno della società stia diventando fondamentale. Il 46% dei candidati sceglierebbero un lavoro che faccia capace di fare la differenza rispetto a un lavoro che permetta loro di guadagnare di più. Questi sono dati che ci raccontano come l'equilibrio dei fattori, degli elementi in campo nel processo decisionale del candidato sia profondamente e radicalmente cambiato nel corso del tempo. Ho bisogno di riconoscermi nella mia organizzazione e ho bisogno di sentire che l'organizzazione faccia parte di qualcosa di più importante. Posso anche sacrificare parte della mia retribuzione, posso anche sacrificare parte di qualcosa che probabilmente è importante, ma non quanto il fatto che io mi senta bene al lavoro e che io trovi soddisfazione in quello che faccio. Ecco, se dovessi trasformare quel processo che abbiamo visto all'inizio, che era ascolto, sviluppo delle soluzioni, comunicazione, vendita, e lo dovessi trasportare nel mondo HR, lo trasporterei così, dove lo sviluppo delle soluzioni viene sostituito dall'employer value proposition. Ma c'è una parola fondamentale qui, che abbiamo visto, value.
i valori, la capacità di far sì che un'azienda abbia dei valori, del perché quell'azienda sia sul mercato. Ecco, value proposition, che cos'è? È la nostra vision, è il perché facciamo le cose. Se molti di voi conosceranno il concetto di Golden Circle di Simon Sinek, del perché al centro di tutto. Ecco, l'azienda è questo. L'azienda ha un cerchio esterno che è il cosa fa, cosa mette sul mercato. Ha un cerchio più interno del come lo fa, di come si differenzia nel mercato. Ma ha un nucleo portante al centro, che è il perché fa quello che fa. E quel perché fa la differenza. E quel perché è il livello a cui bisogna andare per costruire il rapporto con il candidato. In questo modo, l'employer value proposition diventa quell'elemento sottile che collega il cosa tu candidato vuoi, cosa tu candidato ti aspetti, ma con tutto il mondo che abbiamo visto prima, i bisogni, le aspettative, le paure, i valori, con quello che io, azienda, credo, i miei bisogni, le mie aspettative, i miei valori, le mie paure. L'azienda diventa un organismo vivo, non è più un'organizzazione, è un qualcosa che ha un ruolo. E a questo punto questo ruolo va comunicato. Come lo possiamo comunicare? Tanti modi. Abbiamo la comunicazione istituzionale, comunicazione corporate, abbiamo le iniziative e gli eventi, abbiamo le sponsorizzazioni e le donazioni. Allora, decidere di fare un'attività, decidere di sponsorizzare un evento, decidere di raccontare qualche cosa in maniera più o meno istituzionale, in maniera più o meno spontanea, attraverso una comunicazione ufficiale o attraverso i propri dipendenti, attraverso dei filmati sui social media o attraverso la carta stampata, la televisione. Sono tutti modi che noi abbiamo per far sì che quel nostro ruolo come azienda venga raccontato e venga ascoltato da chi c'è dall'altra parte. Perché quell'ascolto che dicevamo all'inizio, che è la base di tutto, è il punto di contatto. Noi dobbiamo sapere ascoltare il candidato, ma dobbiamo farci sapere ascoltare dal candidato. E dobbiamo, per fare questo, saper usare gli strumenti corretti, no? Saper arrivare secondo i modelli. In marketing non c'è mai una decisione casuale. Se nel marketing decidiamo di pubblicare qualche cosa sui social e non sulla carta stampata, è perché riteniamo che quel mezzo sia più funzionale a quel fine. È la stessa cosa. Non possiamo prescindere dal fatto che l'amplificazione del nostro messaggio, come arrivi dall'altra parte, secondo quali parole, secondo quali mezzi, secondo quali canali. È una riflessione molto importante ed è per questo che l'employer branding non può essere un fenomeno riservato al mondo HR. L'employer branding, già solo perché ha la parola branding al suo interno, deve per forza coinvolgere un elemento molto più radicale, che è proprio la parte più strategica dell'azienda, la parte più alta dell'azienda. Ma deve coinvolgere anche il marketing, perché il marketing è trasversale, attraversa tutto, ed è la parte che riesce ad andare verso l'esterno. Poi dipende dall'organizzazione, marketing e comunicazione possono essere più o meno allineati all'interno delle organizzazioni, ma insomma, facendo convogliare la comunicazione all'interno di questo mondo, è a questo che mi riferisco. Quando comunico, racconto ciò che mi aspetto, ma devo essere concreto, perché il canale di comunicazione arriva, ma c'è anche un rumore altissimo oggi. Ognuno di noi è sottoposto a milioni di comunicazioni, ognuno di noi ha un telefono in tasca che lo sottopone a notifiche, a immagini, a testi, a tutto.
e se, saper far sì che qualcuno ascolti il nostro messaggio è estremamente, estremamente delicato. Saper trovare quegli elementi capaci di catturare l'attenzione sono estremamente delicati. È chiaro che nel mondo delle risorse umane, se io voglio avere un candidato, non posso prescindere da quella che è una job description, da quelle che sono le mie aspettative in termini di competenze, di esperienza, da quello che io posso mettere sul piatto in termini di benefit, di retribuzione. Ma tutto questo deve essere una messa in pratica, una messa a terra, un qualcosa di concreto che è frutto di un valore. La discriminante è questa: ci deve essere sopra un ragionamento, una strategia, un posizionamento valoriale dell'azienda che poi trova concretezza nei benefit che io metto sul piatto. Perché non necessariamente, perché quel benefit in qualche modo comunica qualcosa, comunica una mia volontà, una mia convinzione che quell'elemento è un elemento importante. La scelta di quello che noi mettiamo sul piatto racconta il nostro modo di vivere l'organizzazione. L'ultimo elemento è appunto quello dell'assunzione. Se io ho fatto tutte le cose fatte per bene, ho fatto il mio processo, sono partito dall'ascolto, ho costruito il mio pacchetto valoriale, il mio come dire, l'insieme dei valori che voglio raccontare, l'ho comunicato e ho trovato con quella comunicazione qualcuno che è stato sensibile, come lo sono stato io, di comprendere il messaggio, di condividerlo, di crederci e quindi di iniziare un percorso insieme. Ma l'assunzione, nonostante fosse l'ultimo elemento del nostro processo, non è la fine del nostro percorso, perché c'è un seguito, non finisce lì. Aver attratto il candidato giusto, aver costruito un percorso condiviso, averlo selezionato e averlo portato all'interno, non è la fine. Chiaramente sappiamo tutti quanto sia importante la talent retention, che è la stessa cosa che noi in marketing chiamiamo loyalty. Quindi il fatto che io mi accontenti di trovare un nuovo cliente non è sufficiente. Io su quel cliente devo continuare a investire, devo continuare ad ascoltarlo, devo continuare a proporre nuove soluzioni, perché quel cliente ha bisogno di crescere insieme a me, di svilupparsi insieme a me. Stesso discorso è con il candidato. Io il candidato devo continuare ad ascoltarlo, devo continuare a comunicare, devo continuare a far sì che quel candidato all'interno della mia organizzazione, che non è più un candidato a questo punto, diventa un nostro collaboratore, che quel collaboratore all'interno della nostra organizzazione possa crescere, svilupparsi e trovare nuovamente ascolto, risposta ai suoi bisogni, risposta alle sue paure, alle sue aspettative. Quindi, e chiudo, mi impegno per continuare ad ascoltarti, a farti riconoscere tutti i giorni nei miei valori. E a questo punto non sono più i miei valori e i tuoi valori, ma sono i nostri valori, in cui crediamo insieme, che ci uniscono e che ci permettono di crescere insieme. Questo permette di non fermarsi al mondo dell'employer branding come racconto all'esterno, ma diventa anche fondamentale un racconto verso il nostro interno e continuare a crescere poi tutti insieme. Grazie.